A Vallo della Lucania emergenza furti, dopo i colpi messi a segno domenica sera, sempre località Cerzito e via Scavi. Questa volta però un dettaglio rilevante emerge dalle riprese delle telecamere di videosorveglianza, perché uno dei malviventi, sorpreso dal proprietario dell'abitazione, è stato ripreso mentre fuggiva ed avvisa i suoi complici nascosti dietro ai cespugli, gridando in italiano perfetto «Scappa Giuseppe!». A pronunciare l'avvertimento sembrerebbe essere un giovane, elemento che sta fornendo importanti indicazioni agli investigatori, almeno due i complici. Il video, che cattura anche l'audio, è ora al vaglio delle forze dell'ordine, che stanno analizzando con attenzione ogni fotogramma per identificare i tre ladri. Le immagini mostrano chiaramente il ladro che, dopo aver tentato di entrare in casa, viene colto sul fatto dalle urla del proprietario. Quest'ultimo, visibilmente agitato, fa scattare l'allarme e comincia a gridare, lanciando legittime imprecazioni che risvegliano il vicinato. Dalle riprese si intravedono due altri complici nascosti dietro la vegetazione, pronti ad agire. L'allarme scatta proprio nel momento in cui il proprietario dell'abitazione colpita si rende conto dell'intrusione, mettendo in fuga i tre uomini. L'elemento più sorprendente è la padronanza della lingua italiana di chi ha avvisato gli altri due ladri, circostanza che apre scenari nuovi nelle indagini. Non si esclude infatti che possa trattarsi di una banda ben organizzata, con un possibile basista locale che li guida nei loro movimenti. Le forze dell'ordine sono al lavoro e, stando a quanto trapelato, potrebbero essere vicine ad identificare la banda. I carabinieri del reparto territoriale di Vallo, che sono giunti sul posto immediatamente dopo l'accaduto, stanno seguendo diverse piste, ma l'ipotesi di un basista locale si fa sempre più concreta. Le modalità precise con cui i ladri hanno agito e la conoscenza delle abitudini del quartiere lasciano pensare che i malviventi abbiano ricevuto informazioni dettagliate. Domenica sera, nonostante il tentativo dei ladri, tre abitazioni sono state svaligiate nel giro di poche ore, ma il numero di tentativi sventati grazie alla reattività dei residenti è ancora più elevato. La tensione rimane alta e i cittadini chiedono maggiori controlli. Le autorità stanno intensificando i pattugliamenti e monitorando da vicino le abitazioni, mentre la comunità attende con impazienza di vedere finalmente smantellata la banda della domenica sera.